Ben ritrovati all'aggiornamento dei portafogli della strategia di ottobre. I dati sono complessivamente ancora buoni, anche in America, dove avevano un po' deluso magari durante l'estate. Effettivamente gli ultimi dati sono positivi, al di là della correzione che ovviamente va apportata alle distorsioni dovute agli uragani. Per esempio, l'ultimo dato sul mercato del lavoro effettivamente era un dato negativo, ma è chiaro che gli uragani hanno influenzato gravemente in negativo le quantità, forse anche un pochino in positivo i dati salariali, ma la lettura complessiva del dato è sicuramente di un dato che sottolinea la forza sottostante del mercato del lavoro. In particolare, appunto, i salari sono cresciuti più del previsto e finalmente sembra manifestarsi quell'elemento mancante nel complesso delle variabili economiche, cioè mercato del lavoro piuttosto surriscaldato, ma mancanza di aumenti salariali. Se questa rondine poi significherà che arriva davvero la primavera, finalmente avremo dei comportamenti dell'inflazione più coerenti con, appunto, un mercato del lavoro che è già vicino al pieno impiego col 4,2 di disoccupazione. Questo è proprio il motivo per cui le banche centrali, penso, ci abbiano ormai decisamente raccontato la storia in questo senso, che forse c'è un particolare ritardo nella manifestazione di questa relazione che normalmente vede legati la bassa disoccupazione con gli aumenti salariali, con il fatto che in questo momento, per una fase, per un certo periodo, l'ha definito addirittura il mistero la Yellen, non si è vista l'inflazione, anzi si è vista una ricaduta dell'inflazione. Le banche centrali, in particolare la Fed, ci ha ribadito questo nell'incontro del 20 settembre, il che fa presagire evidentemente che a dicembre, se le cose non cambiano, rialzerà ancora una volta i tassi di interesse. Non solo, nelle previsioni successive per l'anno prossimo ci sono nelle carte della Fed una ulteriori 2-3 rialzi. Il mercato su questo è un po' più scettico, evidentemente, ed è anzi proprio qua la sfida principale ancora tra banca centrale e mercato. Il mercato pensa che siamo ormai giunti quasi alla fine dei rialzi, la Fed da questo punto di vista è molto più sanguigna. Ecco perché bisogna, diciamo, pensare che se si sposa la tesi della Fed ci sia parecchio da perdere dal punto di vista dei tassi di interesse, delle obbligazioni. Sono pericolosi gli investimenti obbligazionari sia in America che di conseguenza in parte in giro per il mondo. La BCE, d'altro canto, ha preso un po' più tempo, no? Ha detto, segnalato un po' la soglia del dolore del cambio e ha detto sostanzialmente che è vero, magari ci consegnerà, dovrebbe dirci adesso alla fine di ottobre cosa succederà, come rallenteranno gli acquisti. È abbastanza chiaro che non potrà ridurre i tassi di interesse, ma ci ha fatto intendere quale è l'arma residua che potrebbe utilizzare, cioè la cosiddetta guidance. Ci fa capire che potranno allungarsi i tempi tra la fine del quantitative easing previsto per metà o fine dell'anno prossimo e il primo rialzo. Questo il mercato lo ha un po' recepito, l'euro-dollaro si è stabilizzato. Secondo noi la ripresa del percorso rialzista dei tassi americani, a maggior ragione se corroborato dai dati economici, con inflazione, forse un po' di entusiasmo sulla riforma fiscale e forse anche un po' di entusiasmo sulla deregolamentazione finanziaria, sono tutti elementi che dovrebbero favorire a breve termine un po' il dollaro. Non illudiamoci di rivedere i range dell'anno scorso, però tutto sommato forse si può tornare a testare l'1,15. Dal punto di vista quindi dell'investimento complessivo, l'azionario rimane l'investimento buono finché si galleggia sull'ottimismo economico e le banche centrali non fanno troppo male. I bonds sono probabilmente penalizzati. Attenzione, sappiamo tutti che nel momento in cui i bonds dovessero correggere troppo pesantemente, poi questo potrebbe fare male alle azioni. Davanti a noi abbiamo effettivamente un riassorbimento della liquidità straordinariamente e inaspettatamente ai picchi nel 2017 e che certamente già dall'anno prossimo andrà a riassorbirsi, riducendosi da 2.000 miliardi di dollari aumentati quest'anno a 500 miliardi solamente.